Prima di iniziare il video volevo consigliarvi di andare ad ascoltare Veleno dei Nemici di Delfo. È un brano veramente molto profondo contro le persone che flexano, tanto che nella intro c'è anche Tony F, che racconta appunto la storia dell'artista quando era povero e non aveva soldi. Vi lascio una breve anteprima. Veleno dei Nemici non mi hanno battuto. Se volete andare ad ascoltare, il link è qui sotto nella descrizione del video e nel commento messo in evidenza. Andateci a dare un'occhiata. Dopo lo scalpore creato dalla copertina di Veleno 8, il primo singolo rilasciato da Cane Secco per la nuova serie di freestyle settimanali, a quanto pare Jamie Tides e Madman si sono espressi entrambi, con una storia che ovviamente a un esterno sembrerebbe anonima, ma da chi ha visto lo scorso video è palesemente riferito a lui, anche perché Jam si era già riferito a Cane Secco con il termine fallito più volte in passato. Cane Secco ha messo una serie di storie per mandare ancora altre frecciatine a Jam, e secondo me gli sta un po' sfuggendo di mano la cosa, e in più ha fatto anche una diretta di Twitch di 2 ore, che ovviamente non ho visto intera perché vi voglio bene, ma non fino a questo punto. Quindi non so se abbia aggiunto altro in quello. Nel dubbio, intanto vi lascio le stories. Fatemi sapere con un commento qui sotto al video cosa ne pensate di tutto quanto. E se siete dalla parte di Gemmo o da quella di Cane Secco, noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio. Balordi, io non so se ve ne siete accorti, ma oggi c'è proprio un tasato di haterini e curiosoni in attesa di dissing e frecciatine qua sulle stories. Ma si attaccano al cazzo, perché questa è season one e voi siete tornati dagli schiaffi al microfono in studio. E niente, a parte questi, torniamo alle tradizioni per i miei supporter estremi, banda dei balordi, e se ritornare Daily Dana Time, e oggi all'Oreo, già gli ho dato un mozzico perché merita. E niente, a dopo, yeo! Questa la lascio. Belli balordi, io mi sparo una pizzetta al volo e tra una mezz'oretta stiamo online su Twitch, l'isola che non c'è, per fare queste 2 ore di attesa prima che esca Veleno 8 su Spotify. Quindi se beccamo tra poco. Yeah, yo!